In attesa che si inauguri il palco nella centralissima piazza Vittorio Veneto, Roberto Mutalipassi ha scelto il Cineteatro Edoardo De Filippo per dare ufficialmente il via alla sua campagna elettorale. Una sala affollata di candidati, simpatizzanti, amministratori locali giunti dai paesi vicini per dare manforte al candidato ufficiale del centro-sinistra in città. Come evidenziato negli interventi, già assessore al bilancio nell'ultimo quinquennio dell'amministrazione Coppola, Mutalipassi è stato scelto quale espressione di quella catena istituzionale che vede il centrosinistra governare tanti dei comuni vicini, fino alla provincia di Salerno e alla regione Campania retta dal governatore De Luca. È una serata in cui sono particolarmente emozionato, inizio un'avventura con il supporto di tanti sostenitori, di 112 persone che insieme a me vogliono affrontare questa avventura, vogliono dedicare il loro tempo per migliorare questa città, la vivibilità, il benessere e lo sviluppo economico di questa città. Sono particolarmente emozionato, ma siamo carichi e pieni di entusiasmo per affrontare questa sfida. Quali i punti essenziali del programma, le sfide per Agropoli? Il nostro è un programma molto ampio, ambizioso, ma sono sicuro realizzabile con il lavoro e la determinazione che impiegheremo tutti i giorni lavorando assiduamente. Tanti sono i punti che affronteremo, ma in particolare che abbiamo dei punti principali che abbiamo anche sintetizzato in un opuscolo che distribuiremo e cominceremo a distribuire questa sera a chi ci è venuto a trovare e poi nei prossimi giorni ai cittadini, in particolare i porti, in particolare il centro cittadino, il centro storico, il lungomare, l'area naturalistica di Tendova, l'area industriale delle Martine e i beni culturali, socioculturali, e di beni come questo qua dove ci troviamo questa sera, che è il Cineteatro, che è un bene che ci invidiano in tanti.